Ciao a tutti e a tutte! Oggi il video che penso tutti i booktuber odiano girare perché è una roba infinita da fare, ovvero il Bookshelf Tour 2018. L'anno scorso vi ho fatto vedere com'era la mia libreria, quest'anno è decisamente molto, molto, molto più piena dell'anno scorso. Infatti l'anno scorso ho tirato fuori singolarmente tutti i libri, quest'anno non farò così, ve li farò vedere in velocità senza tirarli fuori perché sennò ci metterò una vita e già probabilmente così sarà molto molto lungo. Quindi adesso sposto il mio alberello, sposto la sedia e vi farò vedere tutti i miei libri. Ok, vi faccio vedere prima in velocità così, la mia libreria è composta da 6 scompartimenti. Primo scompartimento in alto abbiamo La verità sul caso Enrique Bert di Joel Dicker, Dani Maria Dei di Yuval Noah Harari, un saggio. La verità sul caso Enrique Bert, tra l'altro, è il mio thriller preferito. Poi abbiamo Vox di Christina Dalker, un'uscita piuttosto recente che mi è piaciuta. Una stanza piena di gente di Daniel Keyes, che parla del disturbo dissociativo d'identità, un libro magnifico. Breve storia di quasi tutto di Bill Bryson, è un altro saggio che parla di quasi tutto. Il profumo di Patrick Susskind, sapete che mi è piaciuto tantissimo questo libro. Poi Il libro del mare di Stroxness, l'unico libro iperborea che possiedo. Ragione e sentimento di Austen, di Jane Austen, che non mi è piaciuto tanto quanto Orgoglio e pregiudizio. Dracula di Bram Stoker, letto per il gruppo di lettura, mi è piaciuto. I tre moschettieri di Dumas, era la terza o quarta volta che lo leggevo e finalmente l'ho portato a termine e mi è piaciuto. Poi a fianco ai tre moschettieri abbiamo Il giro del mondo in 80 giorni di Verne, che mi ha un po' deluso, Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde, che mi è piaciuto, Il canto di Natale di Charles Dickens, molto molto bello. Poi cominciano i pochissimi libri che ho letto e che ho qui in Galles, poi comunque ne ho altri di Stephen King. Carrie mi è piaciuto molto, Sleeping Beauties, scritto assieme al figlio Owen King, pensavo peggio, a me non è dispiaciuto sinceramente. Incubi e deliri di Stephen King, una raccolta di racconti, la prima che io abbia letto di Stephen King e non mi ha fatto impazzire. I primi due libri della mia serie preferita, che fa parte della Torre Nera, quindi L'ultimo cavaliere, che è il libro più brutto della serie, il primo, molto bene, e poi La chiamata dei tre. Li sto portando un po' alla volta qui in Galles perché vorrei che Bibi leggesse appunto questa serie, e dovete farlo anche voi ovviamente. Poi L'occhio del male, sempre di Stephen King, L'occhio del male non mi ha fatto impazzire, ho fatto un po' di difficoltà, poi comunque quando è ingranato nelle ultime pagine mi è piaciuto molto. La macchina infernale, cioè Cristina macchina infernale, bellissimo. E finisco con Guida tascabile per maniaci dei libri, edito da Clichy. Un libro che, se amate i libri, dovete assolutamente avere. Nel secondo scaffale abbiamo per prima una delle mie saghe preferite, L'amica geniale, quindi appunto il primo volume è L'amica geniale di Elena Ferrante, poi Storia del nuovo cognome, Storia di chi fugge e di chi resta e infine Storia della bambina perduta. Poi continuiamo con forse l'unico romance che mi è piaciuto tantissimo, Io prima di te di Giorgio Moyes, poi 1984 di George Orwell, Lo scudo di Talos di Valerio Massimo Manfredi, Fahrenheit 451 di Ray Bradbury, il mio libro preferito, Agatha Christie, Il caso del dolce di Natale, poi Il piccolo principe di Antoine de Saint-Exupéry, Una certa idea di mondo di Baricco, che è stato il primo libro che io ho letto di Baricco, e forse anche l'ultimo perché là tra l'altro non so se ho intenzione di tenerlo in realtà, ma vabbè. Cecità di José Saramago, Niente di Jean Teller, bellissimo, troppo poco conosciuto, leggetelo. Robinson Crusoe di Daniel Defoe e Shakespeare, Sogno di una notte di mezz'estate. Tra l'altro non vi ho detto che cerco comunque di tenere i libri in ordine per casa editrice, quindi qua avevamo, ormai non vi faccio vedere di nuovo la parte sopra,
Anche perché comunque è ancora in allestimento, eh? Devo ancora trovare per bene una sistemazione. Comunque qui abbiamo Edizioni EO, Mondadori e poi Feltrinelli. Qui scusate se vedete un po' storto, ma ho il cavalletto che è attaccato al muro, quindi non riesco a fare di meglio, perdonatemi. I libri che sono messi così sono i libri che devo ancora leggere, quindi abbiamo Edizioni EO, Tempo Assassino di Michel Bussi. Poi Anima della Fazzi, quindi Wajadi, Wajid, Wajid, Muawad, non so come pronunciarlo. Nì, m'amore. Che è un thriller, mi ispira moltissimo. Poi Dio di Illusioni, Rizzoli, Donna Tartt. Sempre Rizzoli, Il fu Mattia Pascal di Pirandello. A me Pirandello piace molto, ma non avevo nessun libro. Qui a casa, cioè né qui né in Italia in realtà, e quindi io insomma ho cominciato ad acquistarli perché li ho sempre letti dalla biblioteca. Poi abbiamo un po' di classici Feltrinelli, quindi William Shakespeare Amleto dal basso, poi è sempre Shakespeare Romeo e Giulietta, Italo Svevo, La coscienza di Zeno, che ho provato a leggere 4 volte, ma 3 o 4, non mi ricordo, ho perso il conto. Mi sono sempre fermata alle prime pagine perché non mi è mai piaciuto, l'ho sempre preso però in biblioteca. Adesso l'ho acquistato e spero che la prossima volta sia quella buona. E poi Pirandello, Uno, Nessuno e 100.000, un altro dei suoi romanzi che mi piace molto. Poi abbiamo Musica di Yukio Mishima, Isabella Allende, La casa degli spiriti. E infine Moglie e concubine di Su Tong. Poi finiscono i libri Feltrinelli, abbiamo un po' di Mondadori, L'effetto Susan di Peter Hogg, un classico di Mondadori, Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde di Robert Louis Stevenson, che sì, devo ancora leggere. E infine I piastri della terra di Ken Follett, che ora si trova lì, ma probabilmente quando sarà uscito il Bookshelf Tour io l'avrò già letto. Passiamo al terzo scaffale, niente. Al terzo scaffale, vabbè, avete capito. Qui tengo tutti i fumetti perché è quello più largo e ho fatto un sacco di cambiamenti perché nell'ultimo periodo ho acquistato un sacco di fumetti, quindi sto cercando diverse disposizioni. Mi sto abituando adesso, dopo un mese che l'ho messo così, a vedere i fumetti in questo modo, ma ci saranno altri cambiamenti sicuramente. Comunque, in basso abbiamo Non stancarti di andare di Teresa Radice e Stefano Turconi. Ah, qui vedete praticamente quasi tutti i Bao. Un fumetto bellissimo, super consigliato. Il suono del mondo a memoria di Giacomo Bevilacqua, penso sia proprio il mio fumetto preferito in assoluto. Poi Indomite di Penelope Bageau, un libro femminista, un fumetto femminista che vi consiglio, ci saranno 2 volumi. Non so se il secondo è già uscito qui in Italia, ma non penso perché non l'ho ancora visto in giro. Poi abbiamo 4 fumetti in inglese, 3 dei quali se li è presi Bibi. Il primo è Batman The Killing Joke di Alan Moore e Brian Bolland. Poi in mezzo c'è quello mio della Marvel ed è il primo praticamente libro della Torre Nera fatta trasposto in versione fumetto, mi è stato regalato per il mio compleanno 1 o 2 anni fa. Poi abbiamo Watchmen, sempre di Alan Moore, però di Dave Gibbons. Gibbons! Oh, vabbè, niente. Gibbons, Gibby, Gibby, no? Vabbè, niente, lasciamo perdere. Sempre di Bibi e poi Before Vendetta di Alan Moore, sempre e David Lloyd. Allora, io non penso che li leggerò, però a Bibi ha letto per ora Before Vendetta e gli è Vendetta, immagino che sia in inglese, boh. E gli è piaciuto molto e dovremmo ri-recuperare il film perché io proprio non me lo ricordo. Poi si riprende quella Bao. Quindi abbiamo. Ho il fiatone, non so perché, ragazzi. Allora, Da quassù la terra è bellissima di Toni Bruno, molto bello. Un anno senza te di Jo Potta e Vanzella, molto bello. Siete stati lasciati da poco e state soffrendo per amore, può fare al caso vostro. La giusta misura di Flavia Biondi, molto, molto bello. Se avete tra i 25 e i 30 anni e siete un po' in un limbo, è super consigliato.
Residenza Arcadia di Daniel Coelho e Guardati dal Beluga Magico di David Coelho. David, ho detto Daniel, scusate, sono scema, non ci vedo molto bene. Mi è piaciuto molto, molto di più Residenza Arcadia, è veramente molto bello. Sembra comico, ma in realtà è devastante. Come quando eravamo piccoli, di Jacopo Pagliaga e Franci Carlomagno, molto carino, mi è piaciuto molto il rapporto descritto lì dentro tra fratelli. Non è te che aspettavo, di Fabien Toulmé, è devastante, devastante, vi farà piangere tantissimo ed è super consigliato. Vabbè, non vi sto a dire di cosa parla, perché poi mi metterei a parlarvi di tutti i fumetti, tutti i libri, quindi no, no, Erika, no. Poi Comincia Zero Calcare, anche se ho un altro fumetto, anzi, tra l'altro qui non ci sono tutti i libri, ho dei libri anche giù, ma vabbè, perdonate. La profezia dell'armadillo, un polpo alla gola, giù ho Ogni maledetto lunedì di Zero Calcare, un po' alla volta, insomma, li sto recuperando tutti. E poi Nimona, che è in inglese, di Noel Stevenson, l'ho messo vicino alla Bao, perché in realtà in Italia è stato tradotto appunto dalla Bao. E è stato un buon fumetto, uno dei miei primi fumetti, mi sa, e una delle prime letture che ho fatto in inglese anche, mi sa, tra l'altro. Poi, aspettate che sposto un po' la telecamera così magari lo vedete meglio. Al centro abbiamo, beh, qua sotto, La casa di Paco Roca, firmato appunto Tunue, poi The Money Man di Alessio De Santa e poi tutta un'altra serie di autori che hanno collaborato con Alessio, e con Alessio come se fossimo amici, vabbè. Ed è stupendo, racconta la vera storia di Walt Disney e di suo fratello, quindi se siete appassionati Disney, leggetelo perché è veramente molto molto bello. Rughe di Paco Roca, stupendo, lo stesso autore della casa appunto, mi sono innamorata di Rughe, quindi poi ho recuperato La casa, che è altrettanto bellissimo e toccante. Blankets di Craig Thompson, edito da Rizzoli Lizard, poi lì in mezzo c'è Odd and the Frost Giants di Neil Gaiman, anche questa è una delle prime letture, una dei miei primi fumetti in inglese. E perché l'ho messo là dentro? Non lo so, perché, forse perché non mi sta nella parte dei libri in inglese, perché deve essere troppo alto, molto bene. E poi Special Exits di Joyce Farmer, edito Eris Edizioni, e tristissimo, veramente molto forte. Poi ancora una volta perdonate per l'inquadratura storta, ma ho ancora il cavalletto molto aperto per arrivare qui in alto, quindi purtroppo anche questi fumetti ve li beccate un po' così. Lì sotto abbiamo tutta la serie di Saga, firmata Bao Publishing, perlomeno i volumi usciti fino adesso in Italia, ma anche in America, perché adesso gli autori si sono fermati, se non si sono presi un anno sabbatico, e sopra ho il mio primo e unico manga attualmente che possiedo, Death Note, bellissimo ragazzi, se ancora non l'avete letto leggetelo perché è stupendo, io ce l'ho nella Black Edition, quindi anche tutte le pagine esterne sono nere e wow, wow, leggetelo. E poi dopo averlo letto guardatevi anche l'anime, che è fatto molto molto bene. Ok, di questa sezione intanto, scusate, ma sposto Spettro, Aria e Dragon. Di questa sezione, di questa fila di libri, vado molto molto fiera. Qui abbiamo Adelphi, poi Einaudi e infine Fazio Editore, quindi wow. Il problema è che praticamente è già tutto pieno e non so poi come farò, ma aspettate che sistemo l'inquadratura. Ok, forse è un po' meglio adesso. Quindi partendo dall'alto, abbiamo Sempre vissuto nel castello di Shirley Jackson, Lizzy di Shirley Jackson, poi La vegetariana di Han Kang e infine L'avversario di Carrère. Sotto, qui sono tutti gli Adelphi che ho, anche se non li ho letti tutti. Quelli sopra sono così, però comunque li ho letti tutti, sotto no. Però non mi andava di metterli, come vi avevo fatto vedere sopra, per come si chiama, Feltrinelli, Mondadori eccetera, mi andava di tenerli comunque tutti vicini, tutti bellini. Ho cercato di sistemare quelli sotto per colore, non ci sono proprio riuscita benissimo, ma insomma, vediamo un po' che cos'ho. Leggere Lolita Teheran di Azar Nafisi, non l'ho ancora letto. La sovrana lettrice di Alan Bennett, letto, carino, ho trovato una lettura leggera. Shh, è presto per andare a mangiare.
Se volete una lettura leggera, può fare il caso vostro. Suite francese della Nemirovsky, bellissimo, leggetelo. McGrath Follia, bello, leggetelo. Moby Dick di Melville con la traduzione di Cesare Pavese, per quello l'ho presa in questa edizione e non l'ho ancora letto, penso che lo leggerò in estate. Poi l'incubo di Hill House, beh, se state attenti vedete dalla costina rovinata, l'ho letto, mi è piaciuto molto. L'insostenibile leggerezza dell'essere di Kundera, non l'ho ancora letto perché mi spaventa. Poi abbiamo Sax, l'isola dei senza colore, non l'ho ancora letto, però ovviamente non so, magari quando uscirà il Bookshelf Tour alcuni di questi libri li avrò già letti, chissà. Per ora no, comunque. Sax, musicofilia, non l'ho ancora letto. Sax, l'uomo che scambiò sua moglie per un cappello, letto, magnifico, leggetelo. Nabokov, Lolita, non l'ho ancora letto e ho intenzione ovviamente di leggerlo prima di leggere leggere Lolita a Teheran. Poi, magari cambio posizione così li vedete meglio, che sono piccolini. Nella piccola biblioteca Delphi ho Oliver Sacks Gratitudine, seguito da Sette brevi lezioni di fisica di Rovelli. Non l'ho ancora letto, mentre Gratitudine sì, mi è piaciuto moltissimo. Siddhartha di Herman Hesse, una grande delusione, ma penso di tenerlo per adesso. Ombre giapponesi di... oddio, aspettate che non ci vedo. Harn, boh. Mi ispira molto, ma non l'ho ancora letto, ha una copertina bellissima. E Rhys, il grande male dei sargassi, non l'ho ancora letto. Inizio adesso i libri Einaudi che ho letto. 4321 di Paul Auster, bellissimo. Uno dei miei libri preferiti di quest'anno e probabilmente uno dei miei libri preferiti di sempre. Poi Le ragazze, Emma Klein, bello, mi è piaciuto. Beautiful Malice di Rebecca James, mi è piaciuto, è un thriller. Non lasciarmi di Ishiguro, mi ha piacevolmente stupito e colpito, mi è piaciuto molto. Paul Auster, trilogia di New York, molto particolare ma mi è piaciuto. E Paul Auster, l'invenzione della solitudine, è un nì, nel senso che è composto da due parti. La prima parte mi è piaciuta veramente tanto, ma la seconda è stata un po' una delusione per quanto mi riguarda. E adesso passiamo all'ultima parte di questa fila di libri, che è tutta dedicata ai Fazzi. Quando ho detto dedicata ai Fazzi, intendevo ai libri Fazzi Editore. Allora, si comincia con un'altra delle mie saghe preferite, cioè la saga dei Casalè, quindi Gli anni della leggerezza, Il tempo dell'attesa, Confusione, che è quello che mi è piaciuto meno, Allontanarsi e Tutto cambia. Poi di fianco un altro libro di Elizabeth Jane Howard, che è Cambio di rotta, che mi è piaciuto molto. Poi abbiamo... il primo libro di una trilogia recente, inizio 2019, se non mi ricordo male dovrebbe uscire il secondo volume e non vedo l'ora perché ho amato alla follia questo libro, e si tratta di Figlie di una nuova era di Carmen Korn. Poi abbiamo Il fiume della colpa di Wilkie Collins, che è un giallo mystery, più che giallo, un mystery, è molto molto carino, mi è piaciuto molto, l'ho divorato, vabbè che è anche sottile per carità. E Wilkie Collins in realtà in questo tipo di genere è molto famoso, molto conosciuto, è addirittura uno dei precursori del giallo, e di lui molto conosciuto è, se non ricordo male, La pietra di luna, spero di non ricordarmi male il titolo, che ho intenzione di recuperare. E quando insomma ho voglia di leggere un giallo, per non andare sempre su Agatha Christie, andrò su di lui, ed è un mattone. E poi sopra una bellezza, cioè Il sognatore di Lainey Taylor, in questo caso siamo nel genere fantasy, Nima mi sta attaccando le gambe. Genere fantasy, primo di una duologia, anche in questo caso il secondo uscirà a inizio 2019. Bellissimo ragazzi, leggetelo, ormai insomma se mi seguite da un po' sapete come la penso sul sognatore. Qui parte la fila dei libri in inglese, abbiamo The Invention of Hugo Cabré di Brian Selznick, che tra l'altro a me questa costina ricorda un sacco Ron, ma comunque Nim.
Poi abbiamo, ah sì, e non ho tolto i Funko Pop di Harry, Ron ed Hermione e la bacchetta, perché no? Poi abbiamo Smile di Reina Tegelmeier, forse anche questo è stato uno. Madò, quanti fumetti ho letto in inglese? Se continuo a dire di tutti quanti, questo è stato il mio primo fumetto in inglese, vabbè. Poi Very Good Lives di J.K. Rowling. Comunque, The Invasion of Hugo Cabret, molto bello, mi sono piaciute un sacco le immagini. È un romanzo illustrato, per quello è tanto grande. Smile, molto carino. Very Good Lives mi è piaciuto, però è un po' una fregatura per il prezzo, considerando che è solo il discorso di J.K. Rowling, ma vabbè, oh, sono fan, quindi ci sta, lo compro lo stesso. Poi la bellissima edizione inglese della serie di Harry Potter, che non vi sto a dire i titoli, sopra purtroppo Harry Potter and the Cursed Child, e vabbè. Poi abbiamo All My Friends Are Superheroes. Oh, Dio, aspettate che mi sistemo. Di Andrew Kaufman, molto carino, molto molto carino. How to be a Heroine di Samantha Ellis, una grande delusione. Dracula in inglese, non leggete libri classici in inglese. In The Heart of the Sea, questo se l'ha comprato Bibi, ha letto tipo 5 pagine e basta. Poi c'è una saga di Robin Hobb in inglese, ma ci manca, non so, il terzo o il quarto libro, perché inizialmente Bibi li ha letti in italiano, però poi mancava un libro che non è stato tradotto in italiano, quindi io gli ho regalato uno, un libro forse in inglese, poi lui si è comprato gli altri due, però ci manca un libro per finire la serie, quello in mezzo che lui aveva letto in italiano. E qua, qui di fianco, ci sono due pile di libri, una qui davanti con tutti Stephen King e poi un'altra dietro, e sono tutti i libri che devo ancora leggere, adesso vi faccio vedere. Allora, parto con... ma no, devo registrare! Nim! Hai finito? Egocentrica! Allora, parto con la fila dietro, poi vi mostro cosa ha davanti. Dietro ci sono tutti i Naudi, quindi L'assassino del commendatore, libro primo di Murakami Haruki, poi L'amore che mi resta della Marzano, deve essere tristissimo, Lo spettro di Jon Esbo, che fa parte di una serie di libri, però sono tutti autoconclusivi perché si tratta di una serie perché i detective in realtà in tutti quanti questi libri. Però appunto sono autoconclusivi e questo mi è stato regalato. Espiazione di Ian McEwan, Pastorale americana di Philip Roth, Quel che resta del giorno di Shiguro, Il rosso e nero di Stendhal che me lo sono fatta dare da Bibi, lui ce l'aveva a casa, l'ha già letto, e poi L'Agnese va a morire della Vigano. E questo me l'ha consigliato assolutamente Bibi, non era mia intenzione leggerlo, devo ancora leggerlo infatti, però lui ha detto che è bellissimo e quindi insomma mi fido di lui. Poi in realtà adesso facciamo così, oddio non si vede un libro, in realtà ho un altro Einaudi da leggere, aspettate che sistemo un po', ok, così dovrebbe essere più a fuoco, in realtà ho un altro Einaudi da leggere ma non mi stava dietro ed è Sherlock Holmes e tutti i romanzi di Arthur Conan Doyle. Poi abbiamo tutti i libri di King che ancora devo leggere, che nel frattempo ho acquistato, ovvero Cell, che ho preso da libraccio, così come La bambina che amava Tom Gordon. In realtà, questo l'ho già letto quando ero adolescente, ma voglio rileggerlo semplicemente, mi era piaciuto comunque. Poi abbiamo Il talismano di Stephen King e Peter Straub, che è il primo di una duologia. Cujo, poi L'incendiaria, La zona morta e infine Le notti di Salem, che sarà il prossimo libro che leggerò di King, perché sto appunto andando in ordine. E dopo Carrie, ce n'era un altro in mezzo che ho già letto. Cos'era? Non mi ricordo più. No, è il secondo, Le notti di Salem. Sì. Dopo Carrie, sì, il secondo è Le notti di Salem, quindi sarà il prossimo che leggerò. Allora, la parte qui sotto, adesso se vedete che mi muovo un po', è perché sono messa male e sto tenendo io la telecamera. La parte qui sotto è un po' quella più sfigata, perché ci sono dei libri che non so se tenere oppure no, e poi ci sono libri che mi sono piaciuti tantissimo di autori emergenti, libri di autori emergenti che devo ancora leggere, e i libri di autori emergenti che non vedete sono nella pila di fianco, cioè in questa pila. In questa pila. Questi non sono tutti i libri degli autori emergenti, ovviamente. Ci sono anche libri che non mi sono piaciuti con intenzioni di vendere e libri che
sono Ni e che appunto devo vendere o comunque portare a casa in Italia, e i libri degli autori emergenti ovviamente li porterò a casa in Italia, a parte quelli super bellissimissimi di cui mi sono innamorata, che li terrò qua. Allora, qui abbiamo Anatomia del bestseller di Stefano Calabrese, un saggio sui bestseller appunto. È un po' nì, quindi probabilmente lo venderò. I miti nordici di Gianna Chiesa Isnardi, un libro che ha letto Bibi. Il racconto dell'ancella di Margaret Atwood, oh mio Dio, probabilmente avete sentito la mia pancia brontolare perché è mezzogiorno. E questo è qui sotto perché penso che lo venderò. Non mi ha entusiasmato particolarmente. Poi Ti ho trovato fra le stelle di Francesca Zappia, mi è piaciuto molto anche. La principessa che credeva nelle favole, quindi scusate, torno un attimo indietro, quello lo tengo, Ti ho trovato fra le stelle. La principessa che credeva nelle favole, non lo so, sono un po' indecisa se tenerlo oppure no, mi era piaciuto, però ora come ora non lo so se lo terrò. Poi, Le radici del mirto, di Erga Edizioni, se non ricordo male, sconosciutissimo, ma mi è piaciuto molto. La luna allo zoo, qui partono gli autori emergenti, i libri degli autori emergenti che mi sono piaciuti veramente tanto. Abbiamo La luna allo zoo di Roberto Addeo, Forse la felicità di Egidio Mariella, Storie speciali di persone normali di Marco Caneva, che è una raccolta di racconti, la prima raccolta di racconti che mi ha colpito tantissimo, mi è piaciuta moltissimo. Poi Il morbo del terrore di Valerio Finizio, edito Nulla Die. Veronica, il musicista e l'introvabile nota di Francesca Bianchi, uno dei più bei libri di autori emergenti che io abbia mai letto. Super, super consigliato. E infine, non si vede perché è veramente piccolino, Vita di paese, di Maria Grazia Basile. Molto carino anche quello, edito Nulla Die. Poi, inquadratura veloce, qui abbiamo una trilogia, Resta con me, Waiting e due semplici parole di Erika Van Zin. Mi è piaciuta molto questa trilogia, è una trilogia romance, quindi vedete un po', ed è per questo insomma che la terrò qui in Galles con me, ed è messa così perché fa da spartiacque tra i libri di emergenti che ho letto e quelli che devo ancora leggere, che adesso vi mostro. Allora, qui abbiamo Leggende di Faedra di Fabio Guerrini. Non l'ho ancora letto per scrivere la recensione, ma l'ho letto per correggerlo, perché dopo avermelo mandato l'autore, insomma, si è accorto che c'erano un bel po' di errori e che bisognava fare una revisione, si è rivolto a me, quindi l'ho praticamente già letto, anche se non l'ho ancora recensito, e mi è piaciuto veramente tanto. Un fantasy stupendo, il primo di una serie, e una serie che promette molto molto bene. Poi Piombo parte 1 Samira di Patsy Underwood, in realtà l'ho letto, ma sto aspettando di ricevere il seguito, per così poi, perché è una serie, quindi farò uno spaziale emergente quando avrò letto anche, insomma, i libri successivi. Poi Siamo solo piatti sbagliati di Alessandro Curti, è un libro che ho ricevuto dall'ufficio stampa con cui collaboro, così come Incantesimi nelle vie della memoria di Giuseppe, non ci vedo, Gallato. E poi abbiamo Leggio millesima ultima dei Demiurghi, il primo e il secondo volume, anche se sono autoconclusivi. Li ho già letti entrambi, ma anche qui non vi ne ho ancora parlato in uno spazio emergente perché sto aspettando il seguito o i seguiti. E, comunque il primo un po' nì, ma il secondo mi è piaciuto veramente tanto. Poi La morte nascosta di Stefano Marzotto e infine, facciamo così, a John di Alex Water. E basta. Bene ragazzi, scusate la mise e l'inquadratura, ma avevo iniziato a registrare il Bookshelf Tour questa mattina, poi mi si è scaricata la batteria, quindi poi nel frattempo, finché la batteria della macchinetta si ricaricava, io mi sono cambiata e insomma poi non ho più voluto cambiarmi per registrare il finale di questo video, sono uno scandalo, lo so. Spero che questo video vi sia piaciuto. Ma mi fa stranissimo perché ho la telecamera vicinissima, non sono abituata nemmeno a stare in piedi, quindi mi sento straimpacciata. Ripeto, spero che il video vi sia piaciuto. Fatemi sapere qua sotto, insomma, cosa ne pensate, se è una tipologia che vi piace. Non ho intenzione di farvela molto spesso, una volta all'anno direi che è più che sufficiente.
E non vi lascio ovviamente tutti i libri che vi ho fatto vedere linkati qui sotto ad Amazon perché sennò divento veramente scema. Qua sotto però, come sempre, trovate il link generico di affiliazione. Se lo usate voi non ci mettete assolutamente nulla, non pagate di più, è Amazon che si tira via dei soldini per darli a me e io posso acquistare altri libri per farveli vedere qui su YouTube. Comunque vi ricordo che qui sotto trovate anche tutti i miei social, se volete seguirmi al di fuori di YouTube, quindi blog, pagina Facebook, gruppo Facebook, Twitter, Instagram, Goodreads, il canale Telegram, per essere sempre aggiornati in anticipo sulle nuove uscite del blog e del canale. E sono veramente straimpacciata, mi sento intimidita da questa telecamera troppo vicina. E a questo punto direi che noi ci possiamo vedere ad un prossimo video. Ciao!